laico, un peccato mortale laico, poi non lo so, qua cambiamo dipartimento. Però questo è fondamentale. E ti giuro che dirlo a Bergamo, noi siamo tutti adulti qua ed è fin troppo facile, ma tu non sai che responsabilità, ma anche che orgoglio, dirlo a Reggio Calabria, a Bagnara Calabra, a Messina, in Sicilia, quando io sapevo dai loro professori che questi ragazzi a casa avevano situazioni. Questo professore, dire ai ragazzi in Calabria, dove statisticamente su 500 ragazzi c'è qualcuno che questi discorsi a casa dovrebbe dire, ragazzi, io spero in voi, noi contiamo su di voi, perché la generazione dei nostri genitori, o la nostra, io su di voi. Voi non avete idea del potere che avete, voi ragazzi e voi ragazze, non voglio sapere niente, non dovete riferire a me, ma se voi siete convinti che qua dentro, che erano talmente entusiasti, andate a casa e un giorno dite a vostro padre che così, che questa roba qui non vi interessa avere la macchina più bella perché è arrivata in quel modo là. Ecco, se due ragazzi su 700 a Reggio Calabria mi hanno dato rete, hanno fatto una cosa del genere, io sono servito a qualcosa. Ma io l'ho fatto, sono andato nel sud, infatti sono stravolto, ho fatto incontri nelle scuole tutte le mattine, 4 in Puglia, 2 in Calabria, 6 in Sicilia, 4 in Sardegna, apposta. Perché? E poi ne ho fatti molti anche al nord, perché questa è una cosa, era per il lusso di essere qua con te, però lo scopo di questo libro è andare a dire ai ragazzi, ragazzi, siete voi che dovete educare i vostri educatori. Non i Don Michele di turno, perché non c'è bisogno, no. Lo dico sincero, lo so benissimo e lo sanno anche loro, però, e secondo me se tu gli viene una scintilla leggendo il capitolo Tote, bingo. Beh, sarebbe bello che venisse anche agli adulti la scintilla, visto che il libro appunto è scritto anche per loro. E comunque, questa te la dico per allungare quello che stavi dicendo, un principio educativo sano dice che il piccolo ha bisogno del grande, ma qualche volta anche il grande ha bisogno del piccolo. Ma guarda, quando vengo da queste scuole, sulla rete ci sono tante foto, ho messo anche un po' nei forum, su Twitter, così. Quando uscivo da queste scuole ero stravolto, ma ero felicissimo. Cioè, io non so cosa ho dato a loro, ma tu esci lì ed ero veramente carico io, perché capivo che forse che non era possibile che essero finta per 3 ore di far domande, di chiedere, di entusiasmarsi, preparare lavori, cartelli, recite, cori legati al libro. Cioè, vuol dire che forse qualcosina li aveva lasciato, insomma. Allora, un discorso che io guardo con invidia è quello della noia. Annoiatevi, dici. Annoiarsi vuol dire sapersi prendere del tempo, per sé, per guardare, per vedere, per giocare, per avere degli interessi. Ecco, ridiciamola Bergamo, perché penso, spero, non sono l'unico. Noi bergamaschi abbiamo scritto sul gonfalone Città dei Mille, e i mille che devono partire a salvare la patria non erano solo quelli di allora, noi ci sentiamo ancora i mille che devono, tra i mille che hanno la giubba rossa e devono salvare il mondo. È difficile questa cosa, però credo che sia molto bella e necessaria. Io l'ho letta con un po' di invidia, mi piacerebbe saperla fare. Beh, sono due cose un po' diverse, però io vorrei che voi bergamaschi e noi cremaschi, che siamo i vostri fratellini minori, l'ho detto all'Eco di Bergamo l'altro giorno a Cremona, quando dico questa roba non è che siano entusiasti, però è chiaro che noi, cioè io capisco Vittorio Felte senza interprete facilissimamente, perché il dialetto è molto simile e come avete visto, perché la storia, la storia comune, l'alimentazione, abbiamo Santa Lucia tutti qua, insomma siamo due città, siamo due città vicine che si somigliano. Quindi io spero che voi bergamaschi, noi cremaschi, continuiamo a voler fare le giubbe rosse, le camicie rosse di Garibaldi e salvare il mondo, e questo non cambiamo. La noia è un'altra cosa. La noia è la capacità di non trasformare le passioni in ossessioni. Questo riguarda, devo dire che forse questo aspetto riguarda quelli un po' più grandi rispetto. Cioè, però ci sono dai 30 anni in poi, anche a Bergamo, anche a Crema, anche a Brescia, anche a Treviglio o a Milano o a Coso, ci sono dei trentenni che trasformano per esempio un hobby o una passione in un'ossessione. I quarantenni non parliamone.
tu prendi una tavolata di quarantenni, credo a Bergamo, ma di sicuro a Milano, e sono un terzo sono podisti, un terzo sono ciclisti e un terzo sono gourmet, che li riconosci per via della circonferenza. I tre sono facilmente e secondo me, e secondo me questa istinto, questa tendenza a trasformare le passioni in ossessioni comincia abbastanza presto, quindi i ragazzi li metto un po' in guardia in questo punto. Non credo che sia un problema. La capacità di annoiarsi vuol dire di crearsi delle pause, anche per un motivo molto semplice. Le migliori idee della giornata, cito ancora il mio papà, che dice che le idee gli vengono al mattino quando si fa la barba. E non solo a lui, perché in quel momento lui non deve fare altro che farsi la barba. Alla gente vengono in bagno, sotto la doccia, nel dormiveglia, quando non ancora squilli, clicchi, fai e così via. Perché il cervello è libero. Se i nostri cervelli segnano sempre occupato, come i bagni della A4 nelle domeniche d'agosto, non, le idee nuove non potranno mai entrare, la serendipity, cioè la capacità di trovare cose che non stai cercando, non potrà mai scattare. Allora, il mio consiglio è proprio questa, è una parte del libro, non la parte etica, ma la parte pratica. Imparate a creare delle pause perché improvvisamente dovete dare tempo al caso. E invece qualche volta siamo talmente affannosi e talmente ansiosi di riempire i vuoti, lo stesso motivo per cui la gente non sa più ascoltare, e c'è un capitolo sulla capacità di ascoltarla, è la stessa cosa. Tu vedi gruppi di amici che hanno il terrore del silenzio, in cui tutti devono riempire ogni minuto di pausa. E qualcuno sta pensando che le donne, più degli uomini, sì, un pochino sì, un pochino sì, un pochino sì. Gli uomini perché giocano col telefonino nel frattempo. Però in generale noi tutti abbiamo paura delle pause, abbiamo paura del silenzio, abbiamo paura. E la questione è che si vive meglio, perché così hai, anche da un punto di vista produttivo, non solo, vedi, tu ti occupi dello spirito, io della pratica. Allora, no, è un vantaggio insieme spirituale e pratico crearsi delle pause nella vita. È soltanto che un po' per necessità, un po' anche per nevrosi, e questa è la parola che non ho usato ma che uso adesso, secondo me la questione esiste. Ultima domanda? Faccio una io a te, poi chiudiamo. Va bene. No, solo un commento a questa cosa che hai appena detto. Magari è ingenuo, però mi viene in mente che Leonardo ha disegnato l'elicottero 500 anni fa e ci sono voluti 500 anni perché l'elicottero fosse costruito. A volte sarebbe anche bello, appunto, che ci venissero delle idee e avere la fiducia che le idee magari subito non servono, però in un futuro potrebbero creare qualche cosa di interessante. Allora, l'ultima domanda te la butto sui sogni, perché il libro si chiude parlando di sogni. Ecco, lasciami fare un'osservazione da prete. A me è piaciuto quello che hai scritto, perché nella Bibbia il sogno non è il momento in cui non si ragiona o non si pensa, ma nella Bibbia il sogno è sempre il momento della verità, dove viene detto o si scopre qualche cosa di nuovo, ma anche di profondamente vero. Non so, te la butto lì più che domanda, come la possibilità di chiudere, rispetto alle cose che hai scritto, nel libro. Avere dei sogni, essere capaci di sognare con la propria testa, significa, penso, imparare ad avere una visione delle cose del mondo, e questa mi sembra la cosa più bella che si possa consegnare e dire ai giovani. E quindi, quando tu chiudi il libro, dici che cosa ti è successo nell'università, io comincio a capire che effettivamente, se gli apri la mente, gli apri un po' il cuore, questi capiscono che si può sognare, ma sognare davvero ad occhi aperti e tenendo i piedi per terra,
Non è un caso che oggi io sono arrivato un po' prima perché volevo preparare, finire di tenere, staccare con la testa, e c'era una ragazza un'ora prima, e lei un'ora prima era qua a suonare il campanello con me perché ti voleva ascoltare. Ecco, forse sei riuscito nei tuoi giri nell'università a dare una visione, non so, è così? Sì, lei aveva sbagliato orario, eh? No, poi comunque non fa niente, io le voglio bene lo stesso, è evidente che ha capito le 5 per le 6, ma va bene lo stesso. Allora, se poi tu guardi Crozza, che io considero uno dei più fini analisti politici italiani, Maurizio Crozza, quando fa Briatore che fa il sogno, anche lui fa il sogno, ecco, c'è sogno e sogno, il sogno è la carta regalo in cui è stato confezionato tutto, tutti dentro ci può essere oro o un mattone, quindi bisogna stare molto attenti. Tu hai citato, questo libro è nato all'università, è nato parlando, le 8T sono nate per la prima volta in un discorso ai laureati di Ca' Foscari, a Piazza San Marco, c'erano 500 ragazzi e le loro famiglie, e sono arrivato alla terza T e dall'impalcatura, guarda, si è calato un disobbediente che ha preso il microfono e ha detto adesso parlo io. Il rettore Carraro si è lanciato sul ragazzo, io ho bloccato il rettore Carraro perché io conosco il mondo media e so che la scena del rettore che in colluttazione in piazza San Marco, chi è? Ah, come giovane. Allora, lei l'avrebbe fatto di saltare sul ragazzo? Ma si immagina la scena, cioè su YouTube non va tutti i precedenti, si vede il rettore che si butta tipo placcaggio sul ragazzo e questo diventa un cult. Allora io Carraro, no, veramente gli ho detto lasci fare, il ragazzo ha parlato io della questa università schiava delle multinazionali del capitale, il tema era quello, e tra l'altro invece Ca' Foscari è un'università piuttosto sprint. Dopo 3-4 minuti la piazza era piena, una giornata di sole meraviglioso, la gente, i ragazzi sono stufati, ha cominciato basta, buh, me l'hanno mandato via loro di fatto, però hanno rovinato un'atmosfera perché questi commencement speech devi avere un po' di carica, un po' di passione, dopo quella roba lì era cambiato un po' il pH. Allora io ho fatto un libro, infatti al ragazzo l'ho mandato, ho detto un po' è anche merito tuo, caro disobbediente, ma interrotto, io ho fatto un libro che invece di stare solo a Venezia ha girato tutta Italia, così impara. E adesso torno a Venezia a fare un corso, farò un corso che si chiama Da Tacito a Twitter sulla scrittura sintetica in aprile-maggio, faccio una serie di lezioni e inviterò il ragazzo perché infatti voglio fare amicizia, perché gli devo qualcosa. E in diverse università, al Politecnico, a Ca' Foscari, a Pavia, dove anche ho parlato ai laureati, e altre anche all'estero qualche volta, mi ero accorto che i ragazzi rispondevano. Ma la frase che ho messo lì, bellissima, questa ragazza di Parma che dice, dopo la fine di un corso, mi dice, vede, noi siamo qua in tanti, non perché la vediamo in TV, o perché ha scritto dei libri, o perché sia. Noi siamo qui perché lei è il più vecchio di noi e non è il più giovane di loro. Che è un complimento meraviglioso che ti può fare un ragazzo, ti chiama vecchio, cioè lei è il più vecchio ma di noi, non è il più giovane di loro, e tu sai chi sono i loro, perché li abbiamo fra i piedi da mo i loro, e non si schiodano. E allora ci ho provato, e di dire ragazzi sognate, e ho detto alla fine del libro, infatti guardate, tutti gli altri erano suggerimenti, questo è l'unico ordine. E qua, ma così ne fai dei frustrati, mi dice qualcuno. E io rispondo, meglio frustrati domani che depressi oggi. E con ciò vi saluto. Grazie. Hai la domanda da farmi? La domanda a Don Michele. Adesso io ho chiuso la domanda a Don Michele. Cioè, noi cittadini italiani vorremmo sapere, anche tu sei un cittadino italiano, da un uomo di chiesa, ma come avete fatto a scovare quello? Cioè no, perché
come avete fatto? Perché se ci fosse qualche meccanismo che possiamo imitare, magari io ho anche dei buoni rapporti con il nostro presidente. Di nascosto dagli italiani. Di nascosto dagli italiani. Tra l'altro ti faccio una confessione che al nostro presidente, tra l'altro, questo libro è piaciuto molto e mi ha scritto molto belle e anche alcuni interiori, che ha capito esattamente cosa volevo fare. Non sono un confidente del presidente, l'ho visto qualche volta in vita mia, però mi ha scritto anche recentemente perché ha capito esattamente e tiene i ragazzi tantissimo. Però lui in questi giorni ha da fare queste cose. Infatti mi ha detto, ne parliamo, fra poco sarò libero. Ho detto, no, guardi, io ho tempo, gli ho detto. Allora, ci abbiamo provato a tirar fuori qualche cosa, perché in questi giorni è passato il presidente e Bettori, il cardinale di Firenze, ma ovviamente non si sono sbottonati. Ti dico la scena, 7 di sera, fumata bianca, io sono giù in ufficio e negli uffici comincio a sentire le donne, perché sono sempre le donne che danno gli annunci, è bianca. È bianca, è bianca, è bianca. Io mi precipito in portineria, scende un altro prete e dico, andiamo? E dico, sì, come? Mi fa, trova un casco, andiamo in scooter. Pioveva, immaginatevi uno scooter che porta me di dietro con un casco aperto. Arriviamo giù in piazza e siamo lì che finalmente, si accendo le luci, si apre la finestra e io non so se si può dire, ma tutti erano lì che dicevano, adesso dice Angelo. E invece sto vecchio cardinale francese... Ma ci dici anche come la CEI, no, dopo come la CEI ha fatto complimenti Angelo, che lo trovo un... No, quello era per far vedere che eravamo pronti. Viene fuori sto cardinale simpaticissimo e comincia a dire Jorge, Mario... Bergoglio. In piazza ci siamo guardati tutti e hanno detto, chi è? Poi qualcuno ha cominciato a ricordarsi, era quello dell'altra volta che non ce l'aveva. Poi insomma, quando è uscito il nome Francesco, ho fatto però questo pensiero, sinceramente, che sarebbe bello. A me, anche io da prete, sono stato sorpreso di questo guizzo. Pensavo che contemporaneamente avremmo bisogno di un guizzo del genere per la nostra vita politica. Ma questo lo so anch'io, questo è chiaro, volevamo sapere come. Sai, noi non abbiamo perso la confidenza coi piani alti, quindi forse... Va bene, io vi ricordo e vi ringrazio e vi dico, così chiudiamo questo bel cerchio, non troppo lungo perché meno è meglio, però vi ricordo, l'ho già fatto con lui al telefono, sarà un caso, ma dentro Bergoglio c'è Bergamo e c'è Orgoglio. Fate voi, complimenti! Allora, io vi chiedo un piacere, un secondo solo. Possiamo... una cosa pratica che vi stupirà. Allora, Carlo Francesco, cominciate a muovermi con papà, così dopo io vi raggiungo fuori, voi fate tutte le vostre cose, poi noi procediamo alle firme. Ok, così non vi lascio. Possiamo uscire regalmente Severgnini Senior un secondo, così dopo pensiamo alle firme. E invece, no, lasciamo uscire papà un attimo così si organizzano. E invece per le firme chiedo solo una fila di qualche tipo e non un assalto. No, adesso no. No. Saluto il rettore dell'università. Ma il merito è suo, con lui di fianco. Adesso può venire un secondo, signora, vengo da lei. Veramente ho memorizzato alcune cose come l'intelligenza, la semplicità, le radici ideali. Cercherò di replicarle anche. Ci proviamo, questa cosa qui, infatti va benissimo, eravamo una fondazione così. Però questa cosa qui con i ragazzi funziona in maniera esplosiva. Io trovo che nei ragazzi ci siano delle risorse, delle energie enormi. Mi preoccupa il triplo salto mortale.
quello appunto. No, il salto triplo. Il salto triplo. Va bene, grazie. Grazie mille, arrivederci, grazie di essere venuto. È stato un piacere, grazie. Bene, aspetti, scusate che la signora, non volevo essere scortese, ma però dovevo portare. Sì, ma io parlavo della noia come capacità di farsi delle pause. Però dopo tutte le cose che... Allora, la coda la facciamo qua. Suo nome? Sì. Dov'è la ragazza? La ragazza che è venuta un'ora prima, dov'è? Così è andata via? Ci eravamo visti a Pavia con Angiolino Stella per il tuo intervento. Mi ricordo. Quello... La fondazione dell'associazione. Arrivederci. Vieni qua, dammi una mano. Così impari a venire un'ora prima. Allora tu devi farti dare il libro prima e aprirli alla pagina del titolo. Capito? Qua, poi ti faccio anche il tuo alla fine. Va bene. Il suo nome? Francesca. A Francesca, BG33. Perché non sembra, ma si risparmia tantissimo tempo. Certo. Sono un attore locale di San Pellegrino. Grazie. Arrivederci. Grazie. Eravamo a terzo, sono arrivata. Tiziana. Io ho coinvolto con entusiasmo a una mia amica Orietta che mi ha detto vai, acquistalo e senti per me. Grazie. Sei divertita? Molto, ma è già un po' seguendo. Grazie. Chiappali tu. Roberto? Grazie mille. Ah, piacere. Sono me? Alberto? Fateli dare tu. Ok, arrivederci. Arrivederci. Ah, le siamo già. Zilli famiglia. Com'è? Zilli famiglia, come la definita lei, una risposta non è meglio. Ogni tanto io non disturbo. Ah, Zilli famiglia? Zilli famiglia tutto attaccato, non si ricorda. Per gli auguri di Natale. Ultimamente guardava i. Zilli famiglia, no? Insomma, l'abbiamo rimesso qua, guardi. Arrivederci. Quindi se tu non unghie mai non te li fai dare non funziona. Devi prenderli a loro, la ragazza mi dà una mano e li apriamo alla pagina giusta. Il suo nome? Ecco qua, questo? Perché? Ha sempre Giancarlo? Vabbè, tanto ne ha un altro, glieli faccio, non si preoccupa. Come si chiama?